cabina que fortaleza. Siamo in diretta? Vai, prova ahí. Ma ci siamo? Sì. Buongiorno, buongiorno. Passiamo un po' il 13 notifiche sul caffè letterario. Mamma mia, adesso sei in diretta al caffè letterario. Eccola, ci siamo. Se volete interagire con noi lo potete fare, ci trovate sulla pagina Caffè Letterario tra le righe CG Letterario tutte le mattine. Buongiorno Angelo. Buongiorno caro grande architetto amico mio. Ti ricordo il 17. Mi ricordo il 17 venerdì, Angelo, del 2017. Verremo carichissimi. E noi invece siamo qua tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 più o meno alle 9.20, 9.30, sì. Giù di lì. Stamattina avevamo un'esigenza, io ho un'esigenza precisa. Buongiorno ragazzi. E quindi dobbiamo andare velocemente. Ricordiamo che le repliche vanno sempre qua e poi ci trovate, come dicevo, su Caffè Letterario in diretta, ci trovate in post produzione sulla nostra su Webmaster, abbassati poco il master. Ci trovate su Scoop Web TV. E io credo che a questo punto volevo salutare Piero Barone, so che è stato qua sabato. Ci vado a trovare, se ha preso l'avrà letto un libro, non lo so, immagino. Ti ringraziamo Piero della visita e ti aspettiamo ancora, insomma. Ciao Piero, vieni a trovarci quando vuoi. Poi io voglio salutare Rocco Papaleo che sabato è stato con questo spettacolo straordinario al Cine Teatro Odeon di Canicattì, ha fatto sold out. Saluto anche tutta la sua compagnia. Rocco doveva venire qua, però per motivi logistici non siamo riusciti a portarlo. E saluto anche il mio grande amico Vincenzo Volo. Ricordiamo, il prossimo spettacolo è il 31 di marzo, sempre al Cine Teatro Odeon, che conclude la stagione teatrale. In quell'occasione faremo anche una sfilata di moda e probabilmente ci sarà anche il nostro amico Riccardo. Non abbiamo più tempo se non quello di dare spazio alla sigla. Vai Riccardo. Ciao Angelo. CG Letterario, mi sembra un divario, non è un formulario, un bel dizionario, notizie, servizi, cornetti, supplizi, la musica, un caffè, ma anche un buon tè, culture, leggende per tutta la gente, lo dico al giornale, un ricordo musicale, CG Letterario, CG Letterario. Il vostro scenario, yeah. Benissimo, benissimo. Noi iniziamo immediatamente. Dovunque si parla di Sanremo, dovunque, noi andiamo sempre controcorrente. Tanti anni fa anch'io facevo un programma in radio che si chiamava Controcorrente. Facevo questo programma, tu non eri ancora nato. Parliamo di Radio Palle. Approfitto per salutare il nostro amico Giantonio Ferreri, che ha avuto l'intuizione, il grande spirito di riproporre questa storica radio sul web. Quindi anche Radio Palle la trovate sul web. Ricordo, Radio Palle è nata nella fine degli anni 70 a Palermo. Infatti Palle, non so se tu lo sai, è abbreviativo di Palermo. Allora facciamo un programma che si chiamava Controcorrente e noi facciamo esattamente l'opposto di tutto quello che fanno gli altri. Dovunque si parla di Sanremo, noi accenniamo solo buongiorno, buongiorno. Abbiamo accennato solo qualcosa a Sanremo. Se volete potete andarvelo a leggere. Ieri ho messo un post su Facebook, perché seguivo l'Arena di Giletti, programma che a me devo dire piace tanto, e c'era questo confronto dove praticamente
praticamente Albano, diciamo i big, poi Gigi D'Alessio, e c'era gli eliminati in pratica, sì, i trombati, ecco, quelli che sono, non sono, e poi c'era anche Rosolino Cendolmare in Arte Ron, che insomma hanno contestato un po' la giuria, e io in quell'occasione disse: purtroppo ormai queste persone non possono andare al passo con la tecnologia. Secondo me non è un problema di gradimento di pezzi, il problema è che è cambiata la macchina, diciamo, del modo, è cambiato il modo di fare musica. Perfetto, perfetto. Perfetto, quindi il migliore modo sarebbe quello di scindere le due manifestazioni, e quindi fare una manifestazione per le nuove leve e un'altra per le vecchie leve, così lo facciamo in due momenti. Ma sarebbe da proporre questa cosa. Devo dire, questo pezzo è stato anche criticato, facciamolo sentire un po', pezzo, quello che ha vinto, il pezzo che ha vinto Sanremo, quello della scimmia, non ricordo come si dice. Io mi ricordo quello che ha vinto l'anno scorso. Qual era quello che ha vinto l'anno scorso? Faceva un attimo, era, si chiamava Amen. Sì. E allora avanti popolo, che perde di spirito, elaboriamo il lutto con un Amen. Riccardo, intanto è arrivato l'assessore Ferrauto. Katia, se già hai consumato il caffè o vuoi venirlo a consumare con noi, con Katia ci sentiamo spesso, perché insomma devo dirvi, arriva. Buongiorno assessore. Guardate no. che assessori abbiamo, cari, guardate che bella ragazza, guardate. Ciao, come stai? Bene, ci diamo un bacino, facciamo un bacino. Buongiorno. Ecco, io lo ribadisco sempre, noi al di là delle cariche pubbliche che rivestono loro, poi nella vita sono persone come tutti gli altri, a metti di cosa, ma sei fuori del... buongiorno signorina, buongiorno, come state? State bene? Vedi là, ti faccio vedere, se non ci rientri poi la gente dice: ah, tu l'assessore l'hai messo in disparte, mai sia, guarda che sei carina, sopra c'hai l'immorro, quindi si fa confusione, chi è più bella delle due? Specchio delle più brave. Katia, di cosa parliamo stamattina? Io intanto ormai insomma sono passati 6-7 mesi da quando vi siete insediati, insomma qualcosina si può dire dell'operato, i progetti sui quali avete lavorato, quello che c'è in itinere, non lo so, che buone nuove ci porti, ecco. Allora, abbiamo, almeno per quanto riguarda il mio assessorato, sono state tante le cose che abbiamo già fatto, ma come ho ripetuto spesso, credo che dopo 6-7 mesi è necessario adesso cercare di fare un'opera di programmazione. Io mi rendo conto che siamo sempre presi da quello che è il quotidiano, il giornaliero e le emergenze da affrontare, però ritengo opportuno che tutti gli assessorati, quello che manca è una seria programmazione. Non voglio giustificarmi, le giustificazioni non ce le possono essere, tra l'altro sono un insegnante, insomma, le giustificazioni sono sempre a prendere con le pinze, però ammetto che le difficoltà che ci sono spesso ci portano magari a trascurare, ecco, questa parte che secondo me è invece di fondamentale importanza, cioè bisognerebbe per ogni assessorato cercare appunto di fare un minimo di progettazione e programmazione per avere comunque poi negli anni a venire, insomma, spianata la strada. Questo non significa che ci sarò io, però per chi verrà, avere già una programmazione sulla quale lavorare è importante, avere le idee chiare. Tra l'altro le cose sono cambiate, tu lo sai Domenico, cioè i comuni, io non voglio fare riferimento alle gestioni passate dell'amministrazione, ma dico in realtà sono cambiate i modi, i tempi e soprattutto i flussi di denaro che pervengono alle casse dei comuni, e quindi i comuni si trovano davvero in serie difficoltà, e allora lì bisogna, insomma, tirarsi sulle maniche e insieme agli uffici preposti cercare di costruire o di mettere in atto dei progetti per poter andare anche a pescare altrove. Katia, io desideravo farti una segnalazione che sicuramente non rientra nelle tue competenze, però siccome in questi giorni c'è stato un confronto anche su Facebook, su Cani Gatti Web, noi stamattina non abbiamo tempo di affrontarla questa cosa,
E ripeto, io prima di dire questa cosa rifaccio la premessa: noi prima di praticamente incontrarci a livello istituzionale siamo, diciamo, amici sia con l'amministrazione che con la persona che sto nominando, che è Cesare Sciabarra. Quindi al di là di quelle che possono essere i confronti, diciamo, il rapporto ad persona non ha nulla a che vedere. Quindi detto ciò, ho seguito un po', non dico questa polemica, ma questo confronto. Cesare sollevava questo problema di questa specie di centro sportivo che non si capiva di chi erano le competenze. È ovvio che, insomma, la responsabilità non può essere solo vostra che ci siete da 6 mesi, perché voglio dire, questa cosa risale alle calende greche, però diciamo, te lo giro, chissà riuscissimo a chi di competenza a farlo attenzionare, no, questo problema. Ho trovato la persona giusta, perché lo sport, diciamo, fa parte del mio assessorato. Io lo sottolineo, non voglio assolutamente giustificarmi, però devo ammettere che da quando ci siamo insediati non ho fatto altro che monitorare e fare sopralluoghi su tutte le strutture sportive di Caricati, che diciamo alcune hanno richiesto un'attenzione particolare perché c'erano delle situazioni delicate da definire, e su queste abbiamo perduto tanto tempo, perché come tu sai fanno parte del mio assessorato, però siccome sono strutture è ovvio che ci vuole non solo il sopralluogo fatto da me ma soprattutto dai tecnici, e poi ovviamente un'attenta relazione che possa in un certo senso, ecco, mettere in evidenza quali sono le problematiche e intervenire sul campo. Per quanto riguarda quello che sono il parco Robinson, ma non solo, le ho attenzionate, le avevo già monitorate. Certo, ultimamente lo stato in cui vessano veramente, devo dire, è increscioso. Avevo sollecitato diciamo, l'assessore preposto, soprattutto chi diciamo, ha il compito di fare le pulizie, di attenzionare ovviamente anche all'interno del parco Robinson, che come sai non è sempre aperto. Questo perché lo metto in evidenza, perché abbiamo già studiato con l'ufficio preposto, in modo particolare con Giovanni Pedix, la possibilità di dare tutti questi spazi in gestione. Perfetto. E volevamo però prima accertarci, ovviamente previa relazione tecnica, di quale fossero, insomma, le necessità di ogni singolo parco, di ogni singolo luogo, da poter anche, insomma, restituire alla città. Quindi Katia, scusami, io ti chiedo una cosa a livello, sicuramente tu te lo prenderai come impegno, siccome io dal video buongiorno. Vedevo che ci sono anche dei pericoli imminenti, il contatore aperto, i cancelli diventi. Allora vediamo se nell'immediatezza riusciamo quando vengono a fare questi interventi. Una parte l'abbiamo già attenzionata ed è agibile, per cui la parte dove c'è il liceo scientifico, il campetto adiacente al liceo scientifico, verrà quasi subito utilizzato insieme al campetto di Poggio, perché è solo da pulire. Diciamo la restante parte di questo parco, invece, c'è un altro campetto che ha un pavimento che necessita invece un intervento più importante. Certo. E la pista non è purtroppo praticabile, perché anch'essa ha necessità di un ripristino della pavimentazione, e ovviamente la villetta dovrebbe essere non solo pulita e messa in sicurezza, ma come hai visto ultimamente, ho visto, cioè, veramente quando ho fatto il sopralluogo non era ridotto così diciamo quella cassetta certo. Cercheremo di Katia, c'è da dire che, a parte l'attenzione, così ti libero, ti ringrazio per la gentilezza di essere venuto qua a trovarci, al di là delle competenze dell'amministrazione, il monito io lo voglio lanciare anche ai cittadini, perché è pure vero che se non c'è rispetto per le cose pubbliche, l'amministrazione, loro, chi per loro, le precedenti, le future amministrazioni o il Padre Eterno, forse solo lui può intervenire in questo caso, può attenzionare la qualsiasi cosa, ma diceva mia nonna, va a finisce come a Penelope, del mattino accusi e di sera scusi. Scusate il termine siciliano, però non trovo altre. Dovremmo un po' tutti educarci, dare rispetto per le nostre cose, perché ovviamente queste strutture non sono dell'amministrazione, sono della città. Sono la città. Però sono questo non toglie che ognuno si debba assumere le proprie responsabilità, e quindi attenzionare anche quello che in un modo, diciamo, più o meno contestato e contestabile, ci mette in evidenza l'attenzione della gente. Grazie, Katia, hai preso il caffè, ce lo facciamo portare, ne vuoi un altro? Tonino, quando vuoi porta un caffè, ti do un altro bacino, vai maestro, bacio, buona giornata. Arrivederci.
guess you I will see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Oh, stand by me, stand by me. But darling, darling, stand by me. Oh, 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 stand by me. Oh, stand by me, stand by me. Buongiorno, buongiorno Andrea, come stai? Tutto bene? Giornale di Sicilia del lunedì, lunedì, questo 13 febbraio del 2017, prima pagina, oggi la direzione, il caso, in Campania sindaco dei democratici costituisce un muro di terra contro i migranti, Renzi nel PD è resa dei conti. Buongiorno, buongiorno ragazzi, bellissime ragazze accompagnate da giovinotti ai tanti, buongiorno giovani. Hai detto muro? Il PD? Renzi nel PD è resa dei conti, sì. L'ex premier presenta la sua proposta sul congresso, la minoranza insiste per le dimissioni e una segretaria di garanzia. Il muro era sopra, oggi la direzione, il caso in Campania, sindaco democratico costituisce un muro di terra contro i migranti. Questa è un'altra spina nel fianco, la storia dei migranti, insomma non entriamo nel merito perché sennò ci perdiamo. Guerini, basta logoramento, superato il livello di guardia, sul voto anticipato, lite Berlusconi-Salvini. Poi abbiamo il Palermo, la corsa si ferma, ora è dura, le altre partite di A, la Juventus vince sempre, riscatto Inter con l'Empoli. Le interviste Padallaro, maggioranza meno solida per Matteo. Cerasa, Forza Italia e Lega sono più lontani. E poi ancora... Regione, quello religioso, è cresciuto in due anni del 52%, in Sicilia meno turismo del previsto, a low cost un piano per il rilancio. Matarana, ieri la discarica è rimasta aperta, Agrigento da oggi a pieno regime la raccolta dei rifiuti. Lega Pro, il tecnico di Napoli, abbiamo dato tutto, impresa dell'Agragas rimonta e batte il temuto Catania, fammi un pezzo che poi te ne do uno io e vedi se hai delle notizie curiose. Intanto vorrei vedere a provare a chiamare Cesare Sciabarrà, visto che la nostra assessore Katia Ferrauto ha preso l'impegno di attenzionare questa situazione, volevo comunicarglielo. Vai che io vedo se riesco a rintracciare Cesare. Salutiamo Carmela Vendola, salutiamo Manila Martinico che ci seguono sulla nostra pagina. Watching the ships rolling, I'm looking for another day. Sitting in the dark of the bay, wasting time on the way. Sitting in the dark of the bay, wasting time. Dal caffè letterario, come stai? E allora mi senti meglio adesso? Mi aumenti il volume per piacere? Mi aumenti il volume? Ok, il volume di questo microfono qua, di questo qua, di questo qua. Allora Cesare, mi senti adesso un po' meglio? Vabbè, insomma, i nostri potenti mezzi tecnologici non ci permettono di fare magie. Ascoltami Cesare, io ho seguito un po' il confronto che avete avuto sul web, su Canicatti Web, sulla tua pagina. Stamattina è venuta Katia Ferrauto, io l'assessore alla cultura del comune di Canicattì, diciamo, anche per chi ci segue da fuori, e praticamente ho attenzionato il problema che hai sollevato tu, la segnalazione che hai fatto tu, ed
ti sto chiamando per un po' comunicarti questa cosa, perché mi diceva Katia che ha preso l'impegno e praticamente nel giro di poco, quantomeno le, diciamo, le opere, quelle un po' più importanti, cercherà di farle. Sì, ma quello che mi fa specie, sono due gli aspetti di questa faccenda. Allora, primo, dobbiamo dire che questa amministrazione non ha alcuna responsabilità nei confronti di questo straniero che il giro è testimoniato con dei video. Semmai ha la responsabilità in 8 mesi di non essersi accorta che comunque c'era questo straniero. Bisogna individuare immediatamente, a mio avviso, il carico accettato della gestione di questi campetti, dato che, voglio dire, dietro ogni cosa che è stato responsabile, bisogna quantomeno metterli in sicurezza. Io ieri ho testimoniato attraverso il video una situazione di pericolosità assolutamente unica, una situazione di abbandono totale. Quelli sono soldi nostri, cioè quei campetti li abbiamo pagati noi con i soldi nostri, sono stati abbandonati. Ora, ci dovrebbe essere un signore che è pagato lautamente, lautamente ogni mese, per proteggere quelle strutture che noi ci abbiamo affidato. Sarebbe opportuno che l'amministrazione in carica, dato che sono giovani, vecchi, belli e tutto quanto, si interessassero a scoprire chi possa essere, a togliere la gestione di questi campetti, e dare un modo a qualcuno che li gestisca col criterio del buon padre di famiglia, e se si restituiscono queste strutture che costano milioni di euro alla città. Io capisco che soldi non ce ne sono, però per farci vedere i soldi che non ci sono, voglio dire, a prendere te davvero un termine. Perché se non ci sono soldi e non si può gestire un comune, si dica il distretto finanziario, ce ne andiamo tutti a casa. Il 0-0 fa al centro. Grazie Cesare, grazie. Perdonami, finisco. Bisogna individuare i finanziamenti, casomai, anche per la ristrutturazione. Va bene. Grazie Cesare, ti abbraccio, buona giornata, ciao 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 ciao. Bene, mi fai uno stacco, intanto è arrivato l'assessore Enzo Di Natali, è il tempo di consumare il caffè e lo avremo anche qua con noi nella nostra console al CG Letterario. Buongiorno, buona giornata, buon lavoro, buon inizio settimana e buon lunedì. Non so più cosa augurarvi più di questo. Buon Natale. Buona vita, buona fortuna. Buona Pasqua. Che vi posso uscire un terno al lotto. Che cosa dobbiamo augurare più di quello? Insomma, bisogna essere positivi. Qua leggo cronaca di Agrigento, commissione per i beni confiscati ai boss, poi ancora iniziative, sciacca domenica di festa con il cioccolato e poi sciacca, Burgio non sarà candidato sindaco. E il nostro assessore Enzo Di Natali penso che a momenti arriverà, lo abbiamo intravisto che entrava, sicuramente sta consumando il caffè. Eccolo Enzo, assessore, venga, si accomodi. Buongiorno Enzo, siediti qua. Grazie, buona giornata a tutti. Buongiorno. Come stai? Bene, grazie a voi, questa anche meravigliosa trasmissione. Grazie. Troppo buono, ci lusinga, detto da te. Ecco, ora io non voglio fare retorica, però posso dire anche ciao, buona giornata. Ciao. Lo puoi tenere tu stesso, lo metti vicino, anche sì, perché tu hai molta dimestichezza con... Bontà tua. Ecco, io non per fare retorica, ma anche in questo caso, al di là della carica amministrativa che Enzo riveste, noi con Enzo ci conosciamo da sempre. È inutile, io non riesco a ricordare la data quando ci siamo conosciuti, però posso dire che ci conosciamo. Fumo ragazzi. E vabbè, tu a parte insomma la carica diciamo istituzionale che rivesti, sei assessore del comune di Canicattì, questa mattina sei venuto per un'altra faccenda. So che hai... Buongiorno, buona giornata. Francesca e Luisa. So che hai scritto questo libro bellissimo, è successa una cosa storica quando tu hai pubblicato questo libro, il libro di Enzo Di Natali, ecco, facciamolo vedere, lo mettiamo a favore di camera, eccolo qua, si intitola Bioetica e Magistero da Pio XII a Papa Francesco, prefazione di Paola Ricci Sindoni, Presidente Nazionale di Scienza e Vita. So che è successo un qualcosa di particolare quando tu hai pubblicato questo libro, ne vogliamo parlare? Sì, con vero piacere. Ho avuto la fortuna proprio la scorsa settimana di presentare quest'opera in un Ateneo Pontificio a Roma.
cioè in Vaticano, che è la massima, diciamo, istituzione, per cui per un autore, per un ricercatore è stato veramente un traguardo. Bioetica che cosa significa? È tutto ciò che riguarda la vita. Oggi in qualsiasi momento noi facciamo bioetica, cioè dinanzi ad un problema che riguarda l'ambiente e la salute, che cosa dobbiamo fare? Si può fare o non si può fare? È tutto questo il tema che riguarda la bioetica nell'insegnamento della Chiesa da Papa Pio XII fino ai nostri giorni. In questi decenni la Chiesa ha pubblicato tantissimi documenti, ma nessuno li ha studiati. Io ho avuto, diciamo, il piacere, la gioia, ma anche così la forza di studiare uno per uno centinaia di documenti, di esaminarli dal punto di vista del linguaggio, dell'insegnamento, e è venuta fuori questa opera di quasi 1000 pagine che ha sorpreso, devo dire, tutto il mondo accademico, tanto che la Pontificia Accademia per la Vita lo ha definito un lavoro impressionante e sarà anche tradotto in altre lingue. Per un canicattinese, insomma, sia una meta, un orgoglio. Enzo, dove possono trovarlo questo libro? Questo libro si trova in tutte le librerie pauline d'Italia e poi in tutte le facoltà teologiche e nelle librerie. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Fermate. Mi permetto, così non so quanto tempo ho a disposizione. Vabbè, qualche altro minuto ce l'hai, via Enzo, tranquillo. Mi permetto di dire che probabilmente realizzeremo un sogno che nutro da diversi anni, da quando io ad Agrigento organizzavo i congressi mondiali sulle cellule staminali. Stiamo lavorando, speriamo che Padre Gioacchino ci possa aiutare, di far nascere qui a Canicattì un istituto di ricerca simile a quello di Erice, solo che questo dovrebbe lavorare sulla biomedicina. Questo significherebbe che nei prossimi anni verranno a Canicattì scienziati dagli Stati Uniti, dal Giappone, dall'Asia, dall'Europa, e diamo così un'apertura mondiale alla stessa città. Enzo, hai un altro minuto per parlare velocemente della situazione di Canicattì. Poc'anzi avevo parlato con Katia Ferrauto, spesso Enzo mi manda delle foto sul percorso che hanno intrapreso, abbiamo ancora qualche secondo da consumare insieme a te. Cosa c'è da dire in questi 6 mesi di esperienza amministrativa? Ci sarebbe tanto da dire. Ebbene, quello che io ho notato è che mancava in questo paese il concetto di programmazione. Non dico che non si lavorasse, per carità, non sarei ingiusto nei confronti dell'amministrazione precedente, però il concetto di programmare i lavori, questo non l'ho trovato, soprattutto per quanto riguarda l'ambiente e la polizia. Il mio assessorato ha fatto sì che noi possiamo sapere i mezzi che vengono impiegati giornalmente, in modo che nel corso di una settimana tutte le strade della città siano pulite, quelle principali e quelle secondarie. Non solo, nell'operazione Canicattì Pulita, che sta andando bene, capisco c'è sempre tanto da fare perché il personale è insufficiente nei confronti della popolazione, partirà presto un'altra operazione, le aiole belle e illuminate della città, perché una città pulita è il biglietto di visita nei confronti di chi viene per la prima volta in questo meraviglioso comune che è Canicattì. Buongiorno. Grazie Enzo, io ti ringrazio e vieni a trovarci quando vuoi, sei stato davvero gentile. Grazie. Intanto io volevo comunicare a coloro i quali volessero interagire con noi, lo possono fare, fateci le domande, le segnalazioni, noi come vedete i nostri amici assessori, sei grande Enzo, grazie, vengono a trovarci, e quindi se avete qualcosa da girare, da presentare, qualsiasi cosa, noi nei limiti del nostro possibile cercheremo di attenzionarlo, e a questo punto un pezzo storico, perché io e lui facciamo il presente e il passato, quindi considerate che io ecco di pomodoro, buongiorno Bonvissuto, e questo è un pezzo che il signor Bonvissuto lo ricorderà bene. Lo ricorda? Roberto Veglioni, Samarcanda. Ora se ne ricorda. Vediamo se le notizie strane. Ciao Enzo.
hai qualche notizia strana? Sì, ma ogni giorno ci sono sempre le nuove notizie. Allora, cominciamo con: si addormenta in cassonetto dell'immondizia, camion della vettezza urbana lo carica e lo ferisce. È successo a Tampa, in Florida. Un uomo, addormentandosi in un cassonetto dell'immondizia, è stato caricato dal camion della vettezza urbana ed è rimasto ferito. L'uomo è stato poi recuperato tramite una complessa operazione con la quale i vigili del fuoco sono riusciti ad estrarlo dall'interno del camion. Scusate. Fortunatamente il conducente del camion della vettezza urbana è riuscito a sentire le grida dell'uomo prima che il corpo di quest'ultimo cominciasse ad entrare nella sezione relativa al compattatore. Non sarebbe stata sicuramente una bella fine. E poi andiamo avanti con: contadino si laurea in legge per denunciare azienda che ha inquinato i suoi campi. Yu Shutun, in Cina, penso si legga così, un cittadino cinese di circa 60 anni è riuscito a laurearsi in legge dopo aver frequentato l'università per circa 16 anni con il solo scopo di denunciare un'azienda chimica che in 40 anni ha contribuito ad inquinare i suoi campi e a renderli dunque inaccessibili ai stelli. Buongiorno, buongiorno Daniele, come stai? E poi andiamo con l'ultima: inchioda 38 chiodi con la testa in 2 minuti, record al mondo. Insomma, possiamo dire che di teste dure il Cerè, insomma, non è che voglio dire, siamo messi bene. Invece, insomma, non possiamo esimerci dal dare qualche altra notizia sul Festival di Sanremo, insomma, dobbiamo farlo, anche se devo dirvi onestamente, l'ho detto in altre circostanze, non è una manifestazione che io seguo tanto, non è una manifestazione che io gradisco più di tanto, però sapete, la curiosità per chi fa questo lavoro, insomma, dobbiamo dare un'occhiata in giro per vedere quello che succede. Qua nella pagina del Giornale di Sicilia, Cultura e Spettacoli, leggo: il Festival della Canzone Francesco Gabbani ha vinto con il 36% di preferenze. Buongiorno, ciao, buongiorno. Buona giornata. Seconda Fiorella Mannoia con il 33% di voti. Terzo Herman Meta con il 31% di voti. Sanremo, Conti chiude il trittico dei record. Il presentatore ha devoluto 100. Oh, finalmente, con tutte queste storie, questa si è mangiata un sacco di. Questa è bella, dai, insomma, il presentatore ha devoluto 100.000 euro il suo cachet. Alle popolazioni del suo cachet, la sbagliano anche sul Giornale di Sicilia, 100.000 euro del suo cachet alle popolazioni terremotate, ascolti che non si vedevano da 15 anni. Bravo Carlo Conti, bravo, un applauso a Carlo Conti. Ciao Carlo Conti, sei grande Carlo Conti. Insomma, questa polemica, che questo tizio, e poi voglio dire, io vorrei capire una cosa: hanno fatto tutto sto casino per Carlo Conti, che si è preso un sacco di soldi, ma dico, ma questi uomini politici, ma nessuno li guarda, insomma, magari Carlo Conti, insomma, ha un contratto, lavora per la RAI, lavora, e consentitemi, si è fatto anche un mazzo così, vedete che condurre 5 serate di Sanremo non è una passeggiata. Quando Maria De Filippi ieri diceva che una persona come lei, disinvolta, disinibita, apparentemente donna forte, ha avuto le sue perplessità a calcare, diciamo, il palco dell'Ariston, immaginatevi cosa vuol dire. Dico, ma sta gente, i politici fanno tutte opere di beneficenza, mischine tutti morti di fame, poi dico, gli uomini politici, per le responsabilità che hanno, ovviamente non possono prendere 3.000 euro al mese, perché al momento in cui gli scivola in piede 10.000 se le mangiano solo a spese legali. Però voglio dire, cerchiamo di adattare queste cose, invece ce l'hanno con mi fa tenerezza questa, la Raggi mi fa tenerezza, che poi insomma magari lei avrà le responsabilità, forse lei ha sbagliato a mettersi con il partito dei 5 Stelle, perché questi sono molto scrupolosi, non si può sbagliare, e quindi probabilmente l'unico sbaglio è stato questo. C'è gente che si è mangiata l'Italia 4 volte, gente che ancora mangia soldi da vivi, da morto, mangia ancora soldi, e ce l'hanno questa Raggi che, insomma, magari, ripeto, avrà fatto male. Ma l'ha sbagliato. Ma a me fa vero tenerezza questa Raggi, così, questo ciucci che, insomma, sembra una piagnucolona, insomma, dico, quasi devo dire, insomma, mi dispiace. Non c'è. Vai. Aspetta che ti aspetti. Se ne va in stand-by. Grass. Keep back.
But I get back, get back to where you once belong. Get back, oh, get back to where you once belong. Un'altra pagina del giornale Sicilia che guardo spesso è quella dell'oroscopo. Tu non ci vedrai. Con segno sei, non me diverte. Ma io che segno potrei essere? Ariete. Anch'io sono Ariete. Ci dobbiamo dare la mano. Anch'io sono Ariete. Abbiamo le corna tue. Ariete, Ariete è un segno. Buongiorno ragazzi, buongiorno. È un segno di fuoco l'Ariete, è un segno di fuoco, e poi questi oroscopi azzeccano sempre. Io ricordo da ragazzino andavo a scuola, la cosa che si desiderava di più era la febbre, che la febbre proprio ti salvava, tu stavi a casa. Bene, io ero a casa coricato con 40 di febbre, problemi di tonzelle, dicevano. Gli anziani dicevano le tonzelle. E io allora avevo problemi di tonzelle e ero stavi a casa, coricato, febbre. A 40, allora l'oroscopo mi diceva salute ottima, serata piacevole in compagnia di amici. Guarda, questa cosa la voglio dire. Katia, che segno sei? Katia? Leone. Leone. Un altro animale imponente. Un altro, vuoi che ti leggo un oroscopo, Katia? Ti leggo l'oroscopo di Katia, dai, vediamo cosa dice l'oroscopo. Allora, Katia, leone per i nati dal 23 luglio al 22 agosto, sottofondo, bellissimo. Tu sei nata, l'anno non mi interessa, 10 agosto, quindi sei solare, clima caldo, eccetera, eccetera. Oggi per il leone nessun problema dovrebbe interessare la relazione amorosa con il partner l'interesse perfetto. Hai visto che ci azzeccano sempre, Katia, dico, ci azzeccano sempre. Poi qua dice, mi raccomando, Katia, attenzione, questo è importante, cerca di interagire con i colleghi assessori. Questo è scritto qua, non me lo sto inventando. Cerca di attenzionare il parco Robinson, che l'abbiamo... È scritto qua, ragazzi, ma che è vero, qua, allora lo faccio vedere, se è scritto qua, se... vuoi venire di nuovo? Allora, cerca di attenzionare il parco Robinson, te lo sei preso, com'è? Che poi litigo con Cesare, visto che ha chiamato Cesare, ci siamo sentiti. Ragazzi, andate via, così di prima. Non si lavora, tu non lavori il lunedì, Angelo. Hai impegni. Buona giornata, ciao Angelo. Buona giornata. E poi chi c'è? Mariella, con te c'è Mariella. Che segno sei, Mariella? Leone uguale. No, allora vabbè, la stessa. Poi c'è, si può dire, Angelo, cancro. Che segno cancro, sei? Cancro, cancro. Cancro, aspetta che ti leggo l'oroscopo. Cancro, cancro, non c'è. C'è. Cancro, non lo so, a volte. Cancro, ma non deve andare via. Non parla più. Siete qua. Allora, cancro, per i nati dal 22 giugno al 22 luglio. Il rapporto, buongiorno. Allora, Angelo, cancro dice, il rapporto con la persona, ma io non ci leggo proprio, con la persona del cuore potrà non essere dei migliori. Angelo, oggi ci sono liti in vista, sta attento poi il bravo, possibile discussione dai toni accesi. Il consiglio che vi possiamo dare è farvi una bella camomilla, fatevela fare dal caffè letterario, poi vi mangiate un cornettino, rilassatevi, tirate un sospiro, contate fino a 10 ed affrontate la giornata. È scritto tutto qua. Ciao Angelo, buona giornata! Oggi non ci considera nessuno, il lunedì dormono tutti, sul web oggi non si considera nessuno. Per farci considerare da qualcuno, invochiamo una presenza del nostro Padre Eterno. Ivan Graziani, lui sta là, adesso è lassù. Questo è bellissimo, questo pezzo. Io ero piccolo, tu che stai, eri nella Via Lattea che passeggiavi. Ancora proprio. C'hai notizie strane, curiose. Strane, vediamo. Oggi fra 5 minuti chiudiamo. Su questa terra ci sto bene, e a maledire la gente, bellissimo, e questa vita fa schifo. Ciao ragazzi, ciao Paolo, ciao. C'è una porcheria che tutta l'immondizia fa così. Ciao,
Pino! Buongiorno! Buongiorno, come stai? Bene! Che fai di bello? Un caffè, vi faccio prendere. Vuoi intrattenere con noi qua nel nostro salotto? Sì. Ripassa al ritorno. Mio fratello è battume. Bellissimo questo. Oggi sono sport. L'invasso non si strappa il mare. Sport. Vediamo, ti do qualche notizia di quelle particolari, ce ne sono proprio un paio. Vai. Allora, Inghilterra, offerta borsa di studio, arrivederci, una buona giornata. Offerta borsa di studio per dottorato di ricerca nel cioccolato, questa sarebbe una bella cosa, io ci andrei con tutto il cuore, sinceramente, perché io sogno anche andare in Inghilterra, insomma, se vado in Inghilterra a mangiare il cioccolato è perfetto. E poi l'ultima, monaco buddista arrestato in Mian, scusate, non so, con queste lingue particolari io sono un po' una pippa. Con 4 milioni di pillole di metanfetamina. Mamma mia, mamma mia, alla faccia dei monaci. Che vuoi? La vorrei dire una cosa, eh? Dilla. Quasi la direi. Dai, dilla. Questo era Monaco. Era Monaco, sì, ma un monaco buddista, tra l'altro. Tra l'altro figlio del Buddha. Non ci dico, è un peccatuccio. Non vorrei che poi ci mettiamo tutti i buddisti contro. Andrea, tu sei buddista, non sei buddista, non ti sei offeso. Non ti sei offeso. Anche tu sei buddista. Mia nonna, buonanima, mi diceva sempre, allora sai, le cose che dicevano gli antichi sono saggi, davvero. Monaci e parrini, vedete la messa, sto cacciando. Esatto, è un termine siciliano. Mariella, Katia, te lo ricordi questo termine? Monaci e parrini, vedete la messa, sto cacciando. C'era un monaco buddista che ha fatto il figlio di buddista. E quindi abbiamo detto questa notizia. Enrico, vieni qua, vieni Enrico. Enrico è silenzioso. Vieni Enrico, perché sei silenzioso? Vieni Enrico, che ti faccio parlare. Ti faccio fare uno scioglilingua. Enrico, vieni qua, dai. C'è Enrico, non mi dite niente. C'è Enrico. Uno scioglilingua in siciliano. C'è Enrico, tu che sei bravo a cucinare, ad insegnare. Ti faccio buongiorno, buona giornata. Buongiorno, buon lavoro. Enrico Callari, un'altra nostra vecchia conoscenza. Buongiorno Enrico, buongiorno. Come stai? Io bene. Il microfono vicino. Bene. Oh, grazie. Bene, Enrico. Enrico, sapete, è impegnato in tante cose per sciogliere un po' il ghiaccio. Come sei messo a sciogliere in quel Enrico? Mi prendi in castagna. Ragazzi, voi come siete messi a scioglilingua? Katia, c'era uno scioglilingua. Signora, con tutti, come siete messi? No, stai là. Sì. C'era uno scioglilingua che diceva più o meno così, in siciliano. Apri lo stipo e piglia lo spicchio, posa lo spicchio e chiudi lo stipo. Facile, signor Buonvissuto lo sa. Lo sa, vuole venire, signor Buonvissuto. Prima faccio provare, Enrico. Dillo insieme a me. Allora, Daniele, tu lo sai, Daniele era buono col caffè, Daniele. Ma il più caffè, ma è il caffè, la lingua, ma era buono, gustoso, portami due cioccolatini. Allora, piano, facciamo solo. Apri lo stipo e piglia lo spicchio, posa lo spicchio e chiudi lo stipo. Vedi con me, dai, apri. Apri. Apri lo stipo e piglia lo spicchio. Fai più la scivolare. Apri lo stipo. Calmo. Apri lo stipo e piglia lo spicchio, posa lo spicchio e chiudi lo stipo. Dai, lentamente. Questo è più facile. Grazie assessore, grazie. Aspettate, su un palazzo c'è un grande pazzo, da pazzo cane c'è un palazzo. Vai, allora di camera, su un palazzo verso la camera. C'è su un palazzo c'è un grande pazzo, da pazzo cane c'è un palazzo. Vai, su un palazzo c'è un cane pazzo. Un cane pazzo. Dai, pazzo cane su un piazzo di pane. Dai, pazzo cane su un piazzo di rinuncio. Ciao Enrico, buona giornata, ciao. Signor Buonvissuto, venga che lei. Lei sul tuo palazzo c'è un cane pazzo, te pazzo cane c'è un pezzo di pane. Enrico, non era difficile. Non era difficile, buongiorno. La prossima studia. Ci siamo incontrati sabato alla fine
i posti erano quelli dell'altro lato, io ero l'altro lato e li ho trovati regolarmente occupati. Dovete sapere che con il signor Bonvissuto, venga un po' qua a favore di camera, tra l'altro è il papà di un amico nostro. Ciao Peppe, ciao Totò, buona giornata, buon lavoro, buon lunedì, buona fortuna, buon Natale, buona Pasqua, e che vi possa uscire un terno e diventare più ricchi di me. E io sono morto di fame, mezzo rassato, mezzo falluto e chiedo del tempo. Capostazione mi dà. Allora, eravamo, ci siamo incontrati al teatro, noi solitamente abbiamo fatto gli speciali e ci siamo stati in tutte, diciamo, quasi tutti gli appuntamenti, e quindi non per, diciamo, perché siamo raccomandati, ma dobbiamo stare in prima fila. Dobbiamo stare in prima fila e, a parte che, scusate, hanno fatto un biglietto anche al signor Bonvissuto, ci siamo trovati là, poi insomma, che poi non lo so, questa persona che era là, e non lo so se quella se quella che era là davvero aveva i biglietti di quella prima fila, non ci capiamo, eh? Ma solo voi state capendo, perdonatemi, anche da casa. No, noi eravamo al teatro Orion di Caricattì, ci siamo visti Rocco Papaleo, eravamo nella prima fila. 3, 4, 5, 6. Nessuno li ha contestati fino alla fine dello spettacolo. Però il biglietto non ce l'hanno fatto vedere. Anche perché quella non è una manifestazione organizzata dal comune, è una manifestazione organizzata da privati. Quindi nelle manifestazioni organizzate da privati le prime file sono riservate alle autorità, ok? Quindi dico, vabbò. Allora, come siamo messi? Apro lo stipo, piglio lo spicchio, posso lo spicchio, chiudo lo stipo, ci siamo. Tu lo sai fare? No? Lo facciamo così. La risposta è rapidissima. Apre lo spicchio, lo stipo e chiudo lo spicchio. Chiudo lo spicchio e apro lo stipo. No. Allora, lo dico insieme a me. Apri lo spicchio. Tipo, e chiudi? No, apri lo stipo e piglia lo spicchio. Posa lo spicchio e chiude lo stipo. No, Allora, com'è? Apri lo stipo e prendi lo spicchio. In italiano, chiudi lo stipo. No, e posa lo stipo. Ma se lo stipo è chiuso, sto spicchio, come lo posa? Quindi, certo. Posa lo spicchio. Allora, veloce, sotto un palazzo c'è un grande pazzo, te pazzo cane sul pezzo di pane. Allora, sai quella? Sotto un palazzo. Dino, tu lo sai? Sotto un palazzo c'è un grande pazzo, te pazzo cane sul pezzo di pane. Vieni qua. O ti faccio fare. La salutiamo, si può un po' vissuto. Accomodati tu. Grazie. Vieni, Dino. No, vieni, non lo vuoi fare? Che mi serve più? Grazie, se lo può portare io, prego. Jack, lo vuoi fare tu questo show di lingua insieme a noi? Te la senti? No. Non lo vuoi fare? Poi andate via per sempre, no? Ciao, buona giornata. Va bene, per oggi abbiamo completato, io devo volare via. Grazie Daniele, ha portato il... Tu come sei messo? A show di lingua come sei messo? Stamattina caffè al pistacchio e caffè nocciolino. Allora ripeti. Il caffè nocciolino. Sei un grande, ma tu come sei messo? Questa è la nostra specialità. A scioglilingua come sei messo? Malissimo. Ci vuoi provare quello dello spiccio? Quello del cane pazzo? Non facciamo brutte figure. Ciao Daniele, grazie. Ciao. Beh, allora il caffè lo prenderemo dopo, anche perché il tempo è tiranno. Oggi dobbiamo scappare, siamo alle 9.30, interagite con noi in qualsiasi momento, come volete, con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione. Dopo la sigla io vi preparo un pezzo, andiamo in sigla, Riccardo. Cici letterario, mi sembra un divario, non è un formulario. Bel dizionario, notizie, servizi, cornetti, sorprese, la musica, un caffè, ma anche un buon tè. Culture, leggende per tutta la gente, lo dico al giornale, con Riccardo musicale. CG letterario. Il vostro scenario, Ciao!
Siamo. Sì, sì, sì. Ah, ciao, ciao.